Queste storie di dischi volanti non mi dicono niente. Va da Yashi. È impossibile ristabilire il contatto con Alcor. Ma sto ricevendo uno strano segnale dalle origini sconosciute. Sembra un messaggio radio. Ascoltalo, Actarus. Esseri inferiori del pianeta Terra. No, non siete soli. Io sono il comandante Hidargos e provengo da un luogo che sta morendo. I miei soldati e io abbiamo attraversato un oceano di stelle per raggiungervi e consegnarvi un messaggio da Sua Eccellenza Re Vega. Il vostro pianeta e le sue risorse da adesso apparterranno a noi. Per ordine del generale Gandalf, pretendo la vostra immediata e completa resa. Arrendetevi e avrete l'onore di partecipare al nuovo capitolo della lunga storia dell'impero di Vega. Siamo superiori a voi sotto ogni aspetto, quindi ci obbedirete o l'universo si dimenticherà persino che la vostra civiltà sia esistita. Non ho parole. Le cose si mettono male. La Terra è stata minacciata. Che cosa farai, Actarus? Non ho molta scelta. Capisco. Ma prima di uscire con Goldrick, dovresti discuterne con Yamada. Meglio assicurarsi che sia tutto in ordine. Quindi è arrivato il momento, vero? Sono con te, Goldrake. Sia il Drake che lo Spacer sono pronti. E lo siamo anche noi. Tutto ciò che resta da fare è informare tuo padre. Lascerò che parli tu con lui. Actarus, dove stai andando? Lo sapete bene, padre. Non siamo pronti, è troppo pericoloso. Ne abbiamo già parlato abbastanza. Mi rifiuto di lasciare che la Terra diventi come la stella Flid. Actarus, se quelle lassù sono le forze di Vega, se sapranno che Goldrake è qui, la guerra sarà inevitabile. Possiamo ancora evitare che accada il peggio. Finché Vega sarà in questa galassia, niente e nessuno sarà al sicuro. Non lascerò che persone innocenti muoiano per proteggere il mio segreto. Figlio mio, io... Questo pianeta mi ha donato 2 anni di pace. Pensate a tutto ciò che ha ancora da offrire. Lasciate che lo protegga, padre. Vi prego. Va bene, va. Ma sii prudente. Actarus, che cos'era quello? Un disco mostro di Vega. A quanto pare sono ancora molto determinati. Questo deve essere il mostro che ha attaccato Alcor. Vediamo che cosa si è lasciato dietro. E ora fuori! Goldrake, avanti! Qui è dove è caduto Alcor. Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Questi maledetti non vogliono lasciarmi in pace! Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Pugno rotante! Ah!
Finalmente solo. Vediamo se Alcor ha lasciato qualche indizio. Questo è decisamente il luogo dell'impatto, padre. Ma il suo disco, il TFO, non c'è. Forse Vega lo ha nascosto. Continua a controllare l'area. Se troveremo il disco, troveremo Alcor. Actarus, dottor Procton, le nostre onde radio sono sature di messaggi delle forze di Vega, ma sono riuscito a isolarne uno. Penso che provenga da Hidargos. Che vuoi dire con perdite? Nessun mezzo terrestre potrebbe mai contrapporsi a noi. Trovate il responsabile! Veloci! A quanto pare li hai disturbati, Actarus. Resta in guardia e trova Alcor. Questa città ha bisogno di noi. Andiamo! È anche più grande degli altri. Siamo spacciati! Non preoccupatevi. Sono dalla vostra parte. Che è successo qui? Reggimenti di soldati sono arrivati dal cielo per attaccarci. Non abbiamo potuto fare niente per fermarli. E neanche i nostri soldati hanno risposto, anche se stavano per farlo. Ma tu ci aiuterai, vero? Purtroppo... non credo di potermi muovere all'interno della città senza ferire altre persone. Però posso trovare quei soldati per voi. Oh, grazie! Puoi trovare i nostri soldati seguendo queste coordinate. Ma ti prego, sbrigati! Mio padre ha nascosto Goldrake nel suo centro per 2 anni. La Terra sta per scoprirlo. E come quelli di Vega, questi soldati potrebbero volerlo prendere. Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Fuoco minaccia questa povera fattoria. Presto, assicuriamoci che nessuno sia intrappolato all'interno. Il mio raccolto sta andando in fumo! Vi prego, fate qualcosa! Il tuo maglio perforante potrebbe funzionare, Actarus. L'aria generata dalle lame spegnerà le fiamme, giusto? Ottima idea, padre. Assicurati di spegnere le fiamme, Actarus. Tante perforante! Vega sta tornando. Hanno appiccato il fuoco atterrando, quindi ora tocca a te. Taglio rotante perforante! Perforante! Figlio mio, non permettere al fuoco di propagarsi. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Tante perforante! Ecco che arriva il capo della loro squadriglia infernale. Boomerang elettronici! Raggio antigravità! Thank you.
antigravità! Bel lavoro, ma scontri come questo sovraccaricano i sistemi di Goldrake. Yamada sta arrivando per controllare. Raggiungilo il prima possibile, Actarus. Raggio antigravità! Qui è il Maggiore Ota. Posso chiedere con chi ho a che fare? Da dove provengo, sono conosciuto con il nome di Goldrake. Ma non ho tempo per le presentazioni ora. Sto cercando una persona. Si è schiantata con un disco volante giallo qui vicino. L'avete vista? Intendi il TFO, l'oggetto volante terrestre? Abbiamo intercettato il suo segnale di soccorso, ma c'è stato solo silenzio radio da allora. Andrò a cercarlo. Posso contare su di voi per aiutare la città? I soldati di Vega l'hanno già sopraffatta. Ma ora sappiamo come si chiamano. E sapere questo è metà della battaglia. Puoi contare sui miei uomini, Goldrake. Grazie, Maggiore. Me ne ricorderò. Boomerang elettronici! Eccoti qui, Yamada. Mio padre ti sta facendo correre dei grossi rischi. Questo posto è pericoloso. Oh, non preoccuparti. Questo veicolo è fatto a regola d'arte. L'ho progettato io. Non corro rischi se rimango al suo interno. E lavoro anch'io per la causa della scienza. A proposito... Ah, sì, le modifiche. Ecco, a prima vista le nostre riparazioni stanno tenendo bene. In ogni caso, Goldrake è in condizioni migliori di quando il dottore lo trovò sulla Terra. Credimi. È una buona notizia. L'intera zona conta su di me. Prima di andare, devi ascoltare questo messaggio radio. È stato il suprasatellite del nostro mezzo che mi ha permesso di intercettarlo. È lui il colpevole. È Goldrake. Il che significa che Duke Flid, il principe, ha trovato rifugio sulla Terra. È la nostra occasione. Andate e prendete quel robot. È finita. I Dargos ti ha riconosciuto. D'ora in poi non potremo più evitare il peggiorare della situazione. No, non possiamo evitarlo, però possiamo contenere, dottore. Con l'aiuto di Goldrake, nello specifico. Questa è un'opportunità scientifica per migliorare Goldrake e testare le sue capacità in condizioni reali.
Non è ora di mettere alla prova le nostre teorie? Yamada, hai ragione. Dobbiamo offrirti le migliori possibilità di vittoria, Actarus. Scegli ciò che pensi ti sarà più utile. Ottima scelta. Se hai bisogno di altre migliorie, Actarus, torna al centro oppure a questo veicolo. Non sarò mai lontano. Ordine del dottor Procton. Comunque, la priorità è trovare questo pilota, giusto? Potete contare su di me. Lo troverò.